Piazza Fiume, la villetta cielo-terra edificata in epoca Liberty. Il restauro che è avvenuto ha fatto sì che tutte le parti libere dalla casa uscissero fuori, tipo le finestre, le inferiate, rifiniture, trick, track, caffè borghetti, vabbè. Di particolare pregio so sti pavimenti, che prente sono fatti con doghe in tecche di eccezionale spessore. Prente hanno sfondato delle navi e ce l'hanno messe sotto. Regà, sta casa è una svolta. Scusa, ma quello è l'ufficio? Ma te chi sei? So Valentina, la figlia da Iena. Sei la figlia della Cervini? Ma scusa, parli romano davvero o stai scherzando? Ah, regà, su ste cose non si può scherzare. Forza magica. Forza magica. Scusa, ma tu non vivi con mamma a Milano? Ma perché parli romano? Non ho... Perché io sono la figlia del primo marito di mamma. Magico papà. Capito? Mamma se ne è voluta andare e quindi si sono accannati. Primo marito? Sì. Prima di Roberto e prima di Sandro, pure prima di Giovanni, quello con cui c'ha Carlotta e Diego. Penso che quello era talmente brutto e quando andavano in profumeria lo dovevano legare fuori. Che schifo. Ma perché? Mamma abitava a Roma? Ah, regà, mamma è di Roma. Eh? No, non è possibile. Di Roma? Di Roma. Ma, cioè, parla proprio milanese, ma... Perfetto. Ma perfetto. È che non lo so. È fissa, dice che fa più snob, cioè mia madre ha cioè, proprio le prese d'aria nel cervello, ha proprio le ossessioni, quelle che va dal dottore del cervello per farsele curare. Le ossessioni? Ce n'ha una cifra. Cioè, la polizia, le buste. Le buste? Ma che... Busta tutto. Cioè, mia madre pia una cosa, la mette dentro una busta, che poi mette dentro un'altra busta, che la mette dentro un'altra busta più grande per maggiore sicurezza, perché dice che, non lo so, è più sicuro così, tipo matriosca, cioè presente. Poi non posso camminare per caso che i calzini non mi ci posso mettere nel letto perché mia madre sbrocca, via i calzini, li mette nel cassetto tutti in ordine cromatico. Ma ti rendi conto che doppia vita? Cioè, ma guarda, io che era disturbata l'avevo capito, ma questo è proprio da manuale. Ehi, mami, bella lì. Che stai facendo? Ma che fai? Ah, parlavo con voi. Sono venuta per la paghetta. Oddio, Vale, la paghetta alla tua età. Ma mi sono disperata, sto senza soldi. I soldi non fanno la felicità. E invece la miseria. Prego. Niente, mami. Bene, regà. Allora, dicevamo, Piazza Fiume, villetta cieloterra, edificata in epoca Liberty. Il restauro che è avvenuto nello stile libero ha evidenziato tutti i particolari, finestre, inferiate e via di lì. Vendela, ragazze. Non stiamo vendendo, io sono disperata. Non so più come pagare il giardiniere, la paghetta alla Vale, la depilazione integrale e l'iscrizione al club. Ma vi saluto che ho delle questioni familiari importanti. Tosto il rapporto madre e figlio. Porca miseria. Ecco perché la mia analista mi dice che ogni tanto mi guardo intorno, vabbè, faccio la stupida con gli altri. Perché ho paura delle responsabilità, ecco perché. Ma c'è. Ah, ma no, perché sei un po' mignotta. Cretina. Chi ti ha dato il permesso di collegarti? Quelle sono due disadattate che posso chiamare solo io, sono cose di lavoro. Ma di che tempici? Te devi sta ferma con quei mano. Pare che chissà che ho fatto, c'è stava il computer e ho schiacciato. E che te schiacci? Ma una coatta. Pia, arrivi, entri, fai, schiacci. Ma è sta a giocare a pallavolo. Ma ci fermiamo al tabacche? E come? Metti in moto e andiamo al tabacche. Ah, vabbè. Giochiamoci sta cosa. Ma questa ah, è da giocare. Giocare? Ma sì. Giochiamola. Che, aspetta, Milano. Milano. Noi ci abbiamo qua, Milano, guarda, i figli. Milano. Figli. Figli.
Roma. 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 Roma, che giorno è oggi? Per favore!